Aspettate, aspettate. Bisogna fare le cose calme. Presidente, 290. Passate le mani, insomma, è stato importante per un uomo straordinario. Beh, sicuramente sei il governatore più importante di tutti i tempi nella storia del calcio italiano. 290 cose sono tantissime. Peraltro, mi pare di capire che ci sono le condizioni per aumentare ulteriormente questo numero. Di questi 290, 143 sono stati realizzati con la maglia della Lazio, quindi noi abbiamo l'orgoglio di poter oggi testimoniare la presenza nel nostro club del più grande curatore della storia del calcio italiano, ma soprattutto anche il fatto che rappresenti un esempio di campione come dovrebbe essere presente anche nella vita quotidiana. Ossia un campione che raggiunge degli obiettivi di carattere sportivo, ma che assume un comportamento nella vita quotidiana tale da costruire un esempio anche a futura memoria delle generazioni. Non a caso oggi, a distanza di tanti anni, ancora lo stiamo, come dire, stiamo riconoscendo quello che ha fatto, non solo per le proprie gesta sportive, ma per il tipo di testamento che ci ha lasciato in termini di qualità, di comportamenti, di esempio, dei valori autentici del mondo dello sport, il rispetto dell'avversario, il spirito di sacrificio, spirito di unione, capacità di, come dire, rappresentare un campione non solo sul campo ma nella vita, attraverso anche dei gesti umani, umili, che sono, raccontavo appunto il fatto della pesca e della caccia, che sono due esempi di vita quotidiana che sono state poi fatalità, riemergono in persone che hanno quell'imprinting, quel tipo di forma mentis, quell'atteggiamento. Quindi significa persone libere nel loro agire, libere nel fare, orgogliose e fiere di aver raggiunto determinati risultati, ma allo stesso tempo umili nell'approccio della vita quotidiana. Presidente, che risponde a quei tifosi che ancora non hanno ben digerito il mercato, il mancato arrivo di Ilmaz? Ma non devo rispondere niente, se prendessero una cassetta, se ci hanno mal di pancia, questo è il problema. Io penso che la gente vada valutata, le persone vadano valutate per quello che fanno. La Lazio è l'unica società che di fatto non si è privata dei propri gioielli, pur avendo avuto tante offerte. Ha speso oltre 28 milioni, ha messo nella condizione la rosa di essere competitiva e soprattutto di essere in grado di affrontare tre competizioni per i ricambi in tutti i ruoli di altissima qualità, perché il nostro intendimento è stato quello di costruire 22, come dire, titolari, non 11, 22 titolari, lo vedete, no? L'anno scorso si lamentavano che c'era Ledesma come regista, oggi c'era Ledesma e Biglia, allora bisogna, cioè io voglio dire, perché il tifoso deve tifare, andare allo stadio e tifare. Poi se ritiene che a posteriori, dopo che il campionato è finito, i risultati non l'hanno soddisfatti, può criticare. La critica preventiva non serve a nulla, Ilmaz non era nei nostri piani, c'è stato un momento in cui c'è stata rappresentata questa opportunità, chiaramente non precostituita, nel senso che la Lazio aveva acquisito Perea, già pagato, e in quel momento che c'è stata rappresentata questa opportunità l'abbiamo coltivata. Non ci sono state le condizioni, è inutile se vi metto a dire il motivo, condizioni che hanno avuto e avranno dei riflessi anche di carattere penale per comportamenti non nell'insegna dei valori dello sport da parte di alcuni interlocutori, non certo del Galatasaray che si è comportato in modo corretto, col quale avevamo trovato l'accordo, e lo stesso giocatore, insomma, l'accordo era stato siglato perché tramite il Galatasaray. Il problema è che sono nati quando al momento della stipula ho ritenuto di non dover soggiacere a ricatti o estorsioni, questo rientra nella mia indole. Non intendo neanche subire ricatti e estorsioni da parte di alcuni che vogliono condizionare l'operato della società, quindi io agirò e continuerò a agire come è interessato sempre il mio intendimento, a crescere le potenzialità di questa squadra, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, perché non farò mai fallire la società per ascoltare le voci di persone che non conoscono e non sono incompetenti, parlano di pallone e non di calcio. E devo dire che a posteriori abbiamo fatto bene così, come è stato fatto, perché i fatti ci daranno ragione. E poi gli scontenti saranno sempre, perché purtroppo non si possono accontentare tutti quanti. Io penso che il primo scontento sono io, perché la gente non viene allo stadio, quindi già questo denota che la gente non dovrebbe parlare, perché quando viene allo stadio può parlare, almeno contribuisce alle sorti del club, non viene allo stadio quindi non può parlare.
Presidente, ieri Sartori del Chievo ha dichiarato di aspettare per gennaio Berisha perché ha un contratto firmato con il Chievo. Cosa risponde il direttore sportivo? Ma io non devo rispondere a nulla. Innanzitutto io non parlo con i direttori sportivi, con tutto il rispetto per Sartori, Giovanni che conosco, ma io parlo evidentemente rispondo ai miei omologhi, in questo caso il presidente Campedelli. Sorrido su questo perché penso di conoscere molto bene le norme sportive, visto che sono un organo deputato a farle applicare, e ritengo che non ci sia nessun presupposto. Per quello che riguarda il comportamento della Lazio, sicuramente è stato riconosciuto legittimo e corretto. Sartori ancora parla di un contratto che andava in scadenza nel 2013, forse dimentica che il contratto del giocatore andava in scadenza nel 2014, perché così è stato riferito dalla Federazione Svedese. Ha avuto il nostro contratto l'avallo della Federazione Svedese, il transfert della Federazione Italiana. La Federazione Italiana è a conoscenza di tutte le problematiche di carattere di legittimità, quindi tutto il resto è tutta chiacchiera da bar, che è come la storia di cosa, di Imas, chiacchiera da bar. E noi abbiamo comprato un giocatore da una squadra, l'abbiamo pagato, quindi ci siamo comportati in modo trasparente, siamo andati da chi deteneva il cartellino, cosa che deteneva, perché il contratto aveva scadenza nel 2014, abbiamo comprato il giocatore e il giocatore l'abbiamo pagato, il giocatore ha sottoscritto il contratto e quindi è venuto alla Lazio. Quindi non capisco quali sono i problemi. Poi le teorie che fanno gli altri, sulla base sempre di comportamenti, guardate un po', di procuratori, perché pure lì c'è di mezzo un procuratore, e allora poi portano chiaramente a interpretazioni che sono fuori dalla logica, perché io non mi sono posto il problema di quello che ha fatto il Chievo, non me lo pongo, visto i rapporti che ci sono tra me e Campedelli di amicizia e di stima, quindi peraltro reciproca. Quindi non mi pongo il problema, perché forse potrei dire tante altre cose, ma non è questo il tema. Io come presidente della Lazio mi assumo la responsabilità del comportamento della Lazio, non certo quello del Chievo. La Lazio ha comprato un giocatore nella finestra di mercato da una squadra, l'ha contattata, ci ha trovato l'accordo, l'ha pagato, ha sottoscritto il contratto, e il contratto scadeva nel 2014, loro dice scadeva nel 2013, nel frattempo il giocatore aveva rinnovato il contratto con la propria squadra. Penso che sia normale, è come se io oggi se io avessi un giocatore, che il caso di altri giocatori che stanno sto testi alla Lazio e poi nel frattempo rinnovo, dico non capisco quale possa essere il problema. Ma al di là di tutto questo, poi bisognerebbe pure capire, e quello io gli ho spiegato, come mai la società non sapesse, la società di partenza non sapesse che già era un giocatore attivo, perché la norma obbliga di contattare i giocatori solo previo raccomandata con ricevuto di ritorno, in cui si comunica che mi accingo a contattare il giocatore. Obbliga la società a comunicare che una volta trovato l'accordo, che è stato trovato l'accordo, sempre la società, qualora fosse la scadenza del 2013, ripeto, la scadenza del 2014, la Federazione Svedese ha chiarito che era il 2014, tutti gli atti prodromici non ci appartengono. Perché allora uno dovrebbe pure pensare come mai se è stato firmato, se esiste questo contratto, è stato smentito dal giocatore, è stato firmato a giugno, in una finestra di mercato non era consentito, non c'era il mercato, tutta una serie di cose. Ma io penso che il Chievo, nella persona del presidente, ne faccia un fatto legato al comportamento, lui dice, del calciatore, non certo dalla Lazio, con noi non c'è nessun motivo di cui lagnarsi, perché noi ci siamo comportati in modo trasparente, corretto, e rispettoso e in modo benissimo delle norme. Quindi sono tutte chiacchiere. Voi volete fare polemiche e farei polemiche. Ancora stiamo a parlare di Ilmas e del Berisha. Ilmas e Berisha. Però poi parleremo fra 10 anni ancora di queste cose. E parlate di queste cose. Bene, grazie. Grazie a tutti.